Giulia Mordecchi, Women of the Match, siamo lieti di ospitarti qui alla fine di questa partita. Ci ha entusiasmato sin dalla prima telecronaca. Ti premiamo con il premio Limone Gioielli, che daremo, destineremo alla migliore in campo in tutte le gare casalinghe del Santa Teresa Volley. Abbiamo parlato pure col tuo procuratore Stefano Negrini, li abbiamo avuto ospite. Tu hai degli occhi particolari in campo. Abbiamo colto nei tuoi occhi il fuoco. Alzati. Così. Sì, per forza penso, no? Che se uno ha una passione deve esserci per forza il fuoco negli occhi, altrimenti è inutile che si va avanti. Ecco, quando arrivi tu in battuta, qui si crea un'atmosfera particolare. E allora, e spesso tu diventi determinato. Io ho visto, seguo la pallavolo da parecchi anni, mi sono lanciato in un giudizio che poche volte ho visto una giocatrice molto determinante, così determinante come lo sei tu nell'economia di una squadra. Tu riesci a spostare spesso una partita, ne sei cosciente di questo? Sì, anche se oggi diciamo che non è andata proprio benissimo, fortunatamente sono arrivati i punti verso nella parte importante della partita, quindi va bene così, non è un problema. Se finché giochiamo bene anche la mia battuta, ma secondo diciamo me, che diventa di contorno. Dico, secondo me, infatti, di questo commentavamo, nonostante non hai fatto degli ace continuati come nelle altre gare, cioè quest'anno è anche una squadra diversa che forse non ha nemmeno tanto bisogno che tu arrivi ad essere determinante realizzando quei 5-6 punti in partita. Perché parlando con Negrini, lanciandosi in un pronostico, gli ho detto chi può vincere il campionato. Il campionato lo può perdere solo Santa Teresa. E lo si è visto nel momento in cui abbiamo avuto dei cambi. Voi siete riusciti a mettere in campo la Nielsen e la Santin. Sicuramente giocatrici che poi sono state determinanti per l'economia della squadra. Sì, sì, assolutamente sì. Il fatto che quest'anno riusciamo ad avere due squadre e quindi ovviamente si alza il ritmo di allenamento è sicuramente un aiuto, perché l'anno scorso purtroppo abbiamo detto mille volte poi basta, perché è un anno nuovo e pensiamo a quello che viene, e l'anno scorso avevamo difficoltà anche durante la settimana ovviamente perché eravamo poche, quest'anno con i cambi e poi siamo tutte unite verso l'obiettivo, quindi ci alleniamo bene, siamo un bel gruppo e penso che si io ti veda. Ho visto giocare anni passati quando giocavi a Marsala e ho visto una Giulia Mordecchi, poi l'anno scorso sono venuto poche volte in palestra, però quando ti ho visto giocare ho visto un'altra giocatrice, cioè ti ho visto molto più mobile, più presente, forte avanti, insomma ho visto uno spettacolo di palleggiatrice. La che maturità. Cos'è stato Antonio Menez? C'è un po', sì, di, un po' di Antonio, sì. Menez, c'è lo Zampino? Assolutamente sì. Sì, sì, diciamo per il 90% Antonio Menez, per il 10% la maturità, dai. Chiudiamo con una domanda. Questo signore che accanto a me, che fa il commentatore tecnico, è stato palleggiatore di una squadra di Serie B maschile e sono stati campioni nazionali tutti i giocatori di Santa Teresa. Carmelo Cannata, tu non lo conosci, ti fa una domanda da palleggiatore a palleggiatore. Innanzitutto complimenti, è la prima volta che ti vedo giocare e non conosco ovviamente le tue caratteristiche. Ho visto che preferisci palleggiare da terra, cioè non in elevazione. È vero questo? E se sì, come mai? E se non ritieni che palleggiando in elevazione questo non possa conferire alla tua azione una maggiore imprevedibilità? Sì, è vero, hai ragione, ma questo purtroppo è un peso che mi porto dal giovanile, diciamo, perché sai, magari curando più la tecnica, mi hanno, soprattutto uscita dal giovanile, mi hanno sempre detto preferisco che tu sia precisa, prima piedi a terra e poi pensi a palleggiare in sospensione. Poi è ovvio che non ci si può svegliare una mattina e saper palleggiare in sospensione, ci lavoro, cioè, lo faccio in allenamento e tutto, però sicuramente non sono tanto sicura quanto col palleggio piedi a terra. Però diciamo che negli anni sono un po' migliorata. Con questo concludiamo, in bocca al lupo per il campionato, complimenti ancora. Siamo sicuri che tu qua farai incetta di questi premi, anche se cercheremo di attenzionare anche le altre due compagne. Intanto ti consegniamo, grazie, il premio Limone Gioielli. Ringraziamo Limone Gioielli che anche quest'anno ci accompagnerà in questa rubrica. E con questo è tutto, ringraziamo Carmelo Cannata in regia e al commento tecnico Pippo Arpi che è andato via, Gianfranco Nunzio e Peppe Le Cause, Ciccio Garbicek. Vi ricordo che la partita andrà in replica su Tele 90 nel dopo TG serale e post serale. Grazie ancora, saluto. Sì, saluto mamma, papà e il mio fidanzato che mi sta guardando.